Salve a tutti ragazzi, bentornati su Quei Due sul Server Trash con un gioco meraviglioso intitolato Harvest Moon, e questo capitolo nello specifico è Light of Hope, luce di speranza. La speranza è che questo gioco tra un po' migliori, questa è la speranza, che per ora è veramente una tortura. Nel senso che mi tocca fare sempre le stesse cose, non è molto chiaro dove devo andare, con chi devo parlare. È tutto molto casuale. Sì, casuale. Allora, ora mi compro una tonnellata di semi da questo stronzo che finalmente ha deciso di tornare in attività. Ah, ma forse perché ieri era domenica. Ieri non lavorava nessuno perché era domenica. Fottiti che casino. Quindi qui di domenica non si lavora. Vaffanculo. Allora, io mi voglio fare questa roba qui. Allora, voglio vedere, perché siamo in primavera. Ok? E adesso devo prendere roba che fiorisca in primavera, assolutamente. Enciclopedia. Allora, aspetta. Questa è primavera, estate, autunno, inverno. Quindi il sedano posso comprarlo. Perché ce ne sono? Ah, il gran celery, ok. Red garbage, posso coltivarlo, quindi fragole, perfetto. Pomodoro, no, il pomodoro me lo posso sbattere in culo perché non conviene coltivarlo in questa stagione qui. Quindi me devo fare tutto quanto a cipolle, diciamo indicativamente. Cavolo rosso, cipolla e fragola e... ok. E scaloni, vai. Cipolla, vai. Ne prendo 20, proprio senza pietà. 19. Poi... no, fragole non mi conviene. Peperone. Ah, le esche! Vai! Compro una ventina di esche, così posso pescare. Figo! Questa è roba che posso reperire tranquillamente per i cazzi miei. Non mi serve l'aiuto di questo stronzo. E andiamo di cavolo. Una ventina di cavoli. Adesso ti faccio vedere io come ti riporto il campo a uno stato di totale magnificenza. Se poi mi viene fame, devo provare a mangiarmi uno degli ortaggi che ho raccolto. Potrebbe funzionare. Lo so, è un po' ripetitiva questa cosa, ma volete mettere la soddisfazione di veder crescere il proprio patrimonio piantando ortaggi che non esistono? Immaginate un domani viene fuori un sistema di agricoltura che viene controllata così, tramite un giocherello di questi. Probabilmente preferirei starmene in piedi in un campo a beccare il sole piuttosto che giocare forzatamente a questo gioco. Però dai, se non altro è rilassante, fa passare il tempo. E adesso le cose si fanno interessanti, ragazzi, perché se prima abbiamo piantato il cavolo, adesso piantiamo la cipolla.
Senti, senti le ragazze come gridano in preda all'isteria per l'emozione. Senti i ragazzi come acclamano questa novità nel gameplay. Che poi i semi sono identici, neanche la soddisfazione, sai, di riempire il campo con qualcos'altro. Non pensavo che un giorno avrei portato un gioco di questi sul canale. Cioè, non, in realtà, quando ho giocato il mio primo Harvest Moon, mai avrei pensato di giocare a un gioco di questi mentre la gente mi guardava. Ma mai proprio nella vita. Cioè, io già l'avevo detto l'altra volta, se ho giocato ad Harvest Moon è soltanto perché era un gioco semplice che non mi facesse venire mal di macchina, diciamo così, o mal di pullman quando facevo avanti e indietro da Termoli a Pescara, quindi usando il pullman o il treno. Avevo bisogno di un gioco tranquillo che mi facesse passare il tempo, che fosse un mangiaminuti praticamente, visto che sul treno non riuscivo a pensare, non riuscivo a scrivere, non riuscivo a fare un cazzo. Avevo bisogno di un'attività semipassiva. Allora mi sono affezionato a questo gioco. Però cioè, mi rendo perfettamente conto che non sia la cosa più entusiasmante da vedere. E poi mi ritrovo qualcosa come... avevo 19-20 anni. Adesso ne ho 34, mi ritrovo 14 anni dopo a giocare a questa roba qui mentre mi guardano quante? 10.000, 9.000, 7.000 persone, dipende, Trash non ha un pubblico così enorme, però è comunque abbastanza inquietante pensare a come si siano evolute le cose in così poco tempo. Ah, pomodoro. Allora, il peperone verde posso prenderlo? Il peperone sì, perché cresce in primavera. Prendiamo una ventina anche di peperone. Faccio vedere io, ragazzi. Dice due spazi vuoti là sopra, li lascio vuoti, vaffanculo. Ok. E ci facciamo tutta la fila di sotto a peperoni. Adesso ci vorrebbe proprio una bella pioggia. Perché non so se ci arrivate da soli. Penso di sì, perché ormai avete capito come funziona sto gioco. Però ragazzi, annaffiare questa roba qui potrebbe essere una delle cose più tediose dell'universo. Forse mi toccherà riempire il secchio tre volte. Sono le 11:05 del mattino però. Il che significa che se riusciamo a fare tutto quanto in tempo, a un certo punto possiamo dedicarci alla pesca. Quindi prendere le nostre esche, perché abbiamo comprato delle esche, e cercare di catturare qualcosa nel fiumiciattolo qui a destra. Quindi devo usare la domenica come giorno di scasso. Forse potrei annaffiare. Questo potrei fare la domenica, annaffiare. Ho ancora dei semi, tra l'altro, Cioè, non ho finito i semi. Ah, alla fine la piantina di fragola è marcita lì. Si è crepata la piantina. Ah, allora non sono eterne, perché probabilmente è arrivato a un certo punto, non è più in grado di... Non lo so come funzionano le fragole. Ce l'ha in giardino mio padre le fragole. È una pianta molto rompicoglione perché cresce lentamente, è delicata. Alla fine ti dà delle fragoline che sono grandi come un'oliva e sono buonissime, per carità, però ti piange il cuore perché la pianta ne fa tre di fragole. Quindi una a me, una a mia madre e una a mio padre abbiamo finite. Quindi adesso che anche a Toffo piace la frutta, non ci riusciamo a mangiarci tutti. Mia ragazza non mangia frutta del genere perché teme sempre di trovarci dentro delle proteine indesiderate. Non so se mi spiego, qualche vermone, qualche baccherozzo di campagna. Però dai, nel giardino di mio padre sicuramente non ci sono
baccherozzi pericolosi, anche perché è una zona frequentata da gatti e dove pisciano i gatti non ci cresce più nemmeno sai l'erbaccia proprio, pisciano i gatti e deserto poi. Oh. Eh? Ragazzi, che meraviglioso esperimento che stiamo facendo quest'oggi. Stiamo proponendo un gameplay di una pallosità unica su un canale dedicato alle rotture di coglioni, videoludiche per eccellenza. Ok, siccome sto per morire, è giusto che io apra la mia borsa e mi dedichi a consumare qualcosa per non morire. No, sto ancora morendo? Ah, madonna quanti pomodori mi devo mangiare per rimettermi in sesto, ma è una quantità esagerata, cioè... Vabbè, comunque questa roba qui, già che ci sono, la spedisco al mercato. 880G, più 490, bene. Possano i tuoi vegetali crescere grandi, va bene, grazie. Poi secondo me porta iella quel coso, vestito di giallo poi, angoscia. Ok. Questa è la parte più interessante del gameplay, ragazzi. Preparatevi a grandi emozioni, perché adesso, appena finiamo di innaffiare, andiamo a dormire. Che è uno dei momenti più emozionanti poi della giornata, se vogliamo, perché si controlla anche quanto si è guadagnato durante la giornata. E credo che anche oggi una 800G l'abbiamo fatti. Cioè, mi sono mangiato tipo 28 pomodori, perché questo recupera l'energia non solo dormendo. O dorme o mangia. Come se le due cose fossero, sai, interscambiabili. Comunque i suoni di questo gioco sono qualcosa di allucinante. Cioè, sentite che cos'è il rumore dell'acqua. Sembrano 20 persone che stanno pisciando su un pavimento di marmo. Magari arriviamo a domenica e domenica andiamo a vedere una recensione su Light of Hope. Vediamo che cosa ci dicono. Tanto il mio cuore sta per fermarsi, sta proprio per morire. Va bene, andiamo dentro a dormire. Vorrei farvi notare che sono tipo le 3 del pomeriggio, questo va a dormire. Si risveglierà, immagino, tipo la mattina dopo. 1440! Ullala! Quindi siamo a 3008, siamo quasi a 5000, siamo a 5000. Ah no, adesso siamo a 3008. Con i soldi guadagnati siamo a 3000, prima a quanto eravamo? 2000 e qualcosa? Ok, io stavolta... Ma come no bait? Ah, regular bait. Ok. Nome di Dio, l'effetto che cos'è? I pesci sono qualcosa di abominevole. Oh. Che ho preso? Cazzo niente, che ho preso? Come si pesca? Non so pescare. A quest'ora, al mattino, è giusto? Come cazzo si pesca? Non me l'ha insegnato nessuno. Allora, io tiro il galleggiante, che è una palla da beach volley praticamente. Il cavedano, la carpa di turno, lo pizzica. Immagino che poi io debba premere... compulsivamente!
Vai, va, Madonna, chissà se posso vendermi il pesce se costa tanto. C'è un pescetto solo? Dai, stronzo. Immagino che adesso non ci saranno più pesci, no, ce n'è uno. Quindi forse quando ci sono tanti pesci indica la probabilità molto alta di prenderne uno. Quando c'è un pescetto solo ti indica che... Allora, prima il tizio ha detto che pescare in primavera lo faceva addormentare. Forse perché in primavera i pesci abboccano lentamente in questo gioco? Questa è una cosa che non capisco, onestamente. D'altra parte, non so, cioè, mio padre è un gran pescatore, ma non ho mai imparato a pescare, non è una cosa che mi interessa, mi annoia particolarmente. Dai su, signori, siete in tre. Quello lì è interessato, si vede proprio che è interessato. Oh. Dai, guarda quanto è bello quel verme! Ah, è il verme più bello dell'universo. Niente, qui non c'hanno proprio voglia di mangiare, ma neanche... Sì? Un piragna? Un piragna? Ma che fiumiciattolo è questo? Scusami, dove siamo? Nel Rio delle Amazzoni che ci sono i piragna? Allora, prima di procedere oltre, andrei a vedere quanto costa un pesce. Anzi, quanto vale un pesce, visto che ho intenzione di venderlo. Cosa? Porco Giuda! Ma è mostruoso il costo dei pesci! Ma io ci faccio un impero coi pesci, ma cazzo costano tantissimo. Vai, vai, vaffanculo, ma divento pescatore. Che ci faccio con le melanzane qua? Faccio un paio di coglioni con questa roba, faccio fracicare tutto. No, vabbè, non mi va di innaffiare adesso, perché vi ho già tritato i coglioni col... Allora, io penso che pescare sia l'attività più remunerativa, perlomeno per il momento. Cioè sì, è un po' una palla perché devi aspettare tutto quanto, però oh. Cioè, prendi due pesci e li fai 1000 G. Roba che con i pomodori te li fai dopo una settimana. Ormai ho anche imparato le tempistiche, sai. Bella. Bella questa cosa della pesca, mi piace proprio. Guarda lì, 6410. Vaffanculo, ho sbagliato il tempo. Cioè, con quei soldi potrei veramente comprare un botto di roba. Ma anche magari dei materiali che non riesco a procurarmi per riparare le case di questi stronzi. No, mi stanno facendo le finte. Adesso non picchiano più 3 volte. Picchiano molte più volte. Vai, vai, mi piace, devo stare attento. Vedete, non è così ripetitiva la pesca. Eh sì, un Barbatus. Che poi ci sono diversi corsi d'acqua qui. Dai, dai, no, dai, ci sei andato dritto sull'esca, forza, sì? No, coglione che non sono altro. Vabbè, diciamo che mi vendo anche questi. Vediamo se arriviamo a un 7000. Sì, sicuramente ci arriviamo a 7000 G. Mi piace questa storia della pesca. È un modo molto più rapido per arrotondare.
Ciccio, guarda che ti vendo adesso, guarda, 2000. Madonna, madonna, i soldi. Ma mo gli do fuoco all'orto, ma che cazzo mi serve? Gli do proprio fuoco. Andiamo a dare un'occhiata vicino al faro, va. Che di fatti è parecchio tempo che non vengo qui. Ok, c'era una tavoletta che non funzionava, qui è rimasto tutto immobilizzato così come era una volta e ancora adesso. Sì, pelo d'asino, per cosa? Per riparare un ponte, il pelo d'asino? Vabbè, ognuno ripara le cose come gli pare, perché da chi sono io per... però... Tu mi diresti le stesse identiche cose dell'altro giorno. Allora, Material Stone. Io vorrei poter comprare... Oh, c'è un sacco di gente adesso in giro, ma proprio un sacco di gente. Qua non c'è nessuno, ma questi non stanno mai a casa, stanno sempre in giro a stronzeggiare. Voglio comprare dei materiali. Adesso sono ricco, porco Giuda. Posso comprare tutti i materiali che vi pare. Sono sicuro che lo scienziato ci potrebbe iniziare a tecniche avanzate di agricoltura, meccanizzata magari. Sono sicuro, ma non abbiamo... non abbiamo un cazzo. Forse dovrei lasciar stare questa parte alta del gioco, eh. Proviamo a vedere che cosa si pesca qui. Mi sa che non si pesca. Perlomeno io non vedo pesci. No, ecco, forse qui. Qui si pesca, hai voglia. Credo che un pesce potrebbe... potrebbe sfamarci bene bene, però questo qui costa. Questo qui costa un sacco di soldi. Sono 2000 se non erro, eh. Vedete, adesso abbiamo un cuore e mezzo in meno. Mangiando un pesce forse si potrebbe guadagnare molta più energia. Andiamo giù in città. Adesso non mi va di stare ad annaffiare il campo perché non me ne frega assolutamente niente. Piuttosto mi pago un sacco di gente che mi lavori nei campi, quei soldi che faccio pescando. Se ti vendo... 400, ma questo 1000 però. Mamma mia, 10.000. E adesso compriamo... No, questo non c'ha proprio un cazzo. Allora, questa c'ha soltanto semi, però c'ha il fertilizzante. Dai, prendiamo una decina di fertilizzanti. Margherita, tulipano.
Fermi, sunflowers. No, però i girasoli mi sa dovrei piantarli. Mi sa che i girasoli dovrei piantarli in estate, infatti. Non sono un contadino, lungi da me avere un minimo di esperienza in queste cose, però mi pareva di ricordare che girasoli, insomma, fossero una pianta estiva. Come stai? Niente. Si sta facendo un po' più caldo questi giorni, niente, hanno frasi di circostanza totali proprio. E va bene. Vediamo qui che cosa abbiamo. Sto facendo visita alle persone che ho aiutato. Ah, ma quindi questa casetta assolutamente macia è tua. Esca differente, pesce differente. Ah. Non tutti i pesci amano le esche più raffinate. Ah. A questo piace dire turns, questo è il suo modo di dire, turns out e via discorrendo. Questi sono i maghi. I maghi potrebbero aiutarmi in qualche modo, forse? Magari loro hanno un incantesimo che mi fa spaccare tipo il legno più duro? Ma so, ragazzi, io le sto provando tutto, cioè sto sperando in tutto, più o meno. Ma che cazzo è sta perch? Come cazzo faccio a fare le perch? Culo. La pertica come la devo fare? Non lo so. Allora, proviamo così. Ci saranno delle piante che vanno annaffiate, altre no? Magari sto annaffiando troppo alcune piante, troppo poco altre. No, troppo poco no, perché ogni giorno io mi metto qua con la santa pazienza e annaffio. Ora ci facciamo giusto sto cubotto. Ah, peperone verde. Posso raccogliere allora. Vaffanculo. Quindi il peperone resta lì. Una volta raccolto, la pianta resta lì, non devo ripiantarla. E questa è una cosa molto positiva. Guardate, ragazzi, quanto la mia piccola attività stia dando frutti. Ma è tanta roba questa. Io potrei vendermi già tutti questi per 400, questa per 50, un bamboo shoot per... Ok. È il tramonto, ragazzi. Voglio fare un test. Sì. In mare abbiamo pesci. Che però non vedo. Aspettate, forse ci vuole un posto. Forse potrei aspettare anche 2 ore e non arriverebbe comunque nulla. Forse esistono esche per i pesci di mare, esche per i pesci da fiume. E non vedo perché no, visto che normalmente è proprio così che funziona. Ricordo un episodio di MacGyver in cui lui pescava usando la carta delle chewing gum. Non sto scherzando.
Ragazzi, facciamo un gioco. Chiudete gli occhi, ditemi cosa vi sembra il rumore. Io vi ho già suggerito una possibile soluzione nello scorso gameplay, ma immaginate. Secondo voi sono persone che vomitano? È una donna a cui si sono appena rotte le acque sul pavimento del salotto? O sono persone che pisciano all'unisono, senza un apparente motivo? Ho anche un bel po' di fertilizzante, eh. Io mo sto a fare sta manovra che mi sta iniziando a rompere i coglioni, ma la verità è che sono praticamente bloccato. Non posso andare avanti. Ho un sacco di soldi adesso, 10.000, perlomeno a me mo paiono un sacco di soldi perché è la prima volta che sta succedendo. Si è bloccata la musica. Però vi dico, il fatto che io stia annaffiando subito dopo che la luce è andata giù non è un male. Cioè, in genere questo è l'orario giusto per innaffiare, correggetemi se sbaglio. Perché se tu annaffi la mattina, poi il sole secca l'acqua e la pianta non riesce a berla. Invece, annaffiando la sera, per tutte le ore notturne, la piantina si può nutrire. Ma è molto, molto più bella la musica di sera. È la stessa musichetta, però un arrangiamento un po' più tranquillo. Allora, sto morendo di fame. Facciamo questo test, vediamo se riusciamo a stare svegli tutta la notte, tipo rave. Mosquito fish. Ok. Non lo posso... Lo posso solo prendere, non posso mangiarlo. Vaffanculo. Ah, quanto ti odio. Devo andare a dormire, ragazzi, se non muoio. Questo va a dormire alle 7 di sera, ma già oggi abbiamo tirato fino a tardi, perché di solito alle 2 del pomeriggio già sta dormendo, questo è un vecchio. No! Sbagliato. Non pensavo che avrei portato una serie su Harvest Moon, veramente, ragazzi. Sono allibito da questa cosa. 510. Non ho guadagnato un cazzo. Praticamente non ho guadagnato un cazzo. Dovrei però imparare a cucinare i pescetti. Secondo me dovrei imparare. Qui c'ho la cucina. Non hai niente che possa fare. Ma non è vero, c'ho il pescetto lì. Una mail. Per unirmi al club degli esploratori un giorno ho bisogno di prendere una di quelle fatine che ho visto prima. Mi aiuterà a prendere dei dolcetti. Ok. E queste sono tutte missioni che io devo fare. Bread, il pane, come cazzo? Come faccio? Non c'ho... Ah, però posso portare due cipolle a sta stronza. Il tonico di Jan. Ok, ce l'ho due cipolle qua nel campo? Dimmi di sì, ti prego. Ok. Mettiamoci il fertilizzante, così velocizziamo un po' le cose. Ok, e con le cipolle direi che siamo a posto. Fragole, siamo a posto, raccogliamo tutto.
Ragazzi, questo gameplay è molto molto lungo, me ne rendo conto. Probabilmente potrei anche spezzarlo in due parti, molto probabile. Ok. Oggi me le tengo ste cazzo di fragole. Se mi viene fame me le mangio, tanto voglio dire, pesco due o tre pesci, sono a posto, ho fatto tutto. Ci vorrebbe una bella pioggerella adesso, mamma mia. Quanto mi farebbe piacere una bella pioggerellina. Però sto raccogliendo un mucchio di roba. Certo che, cioè, se non avessi scoperto la pesca sarei un po' preoccupato, perché ci sono delle case che voglio riparare che costano un botto. Costano veramente un botto. Qui ho finito tutti i semi, quindi diciamo che mi tengo le fragole, così posso tirare un po' più tardi stasera. Voglio godermi la notte su questo gioco, non l'ho mai vissuta. Mi sono sempre stancato molto presto. Dai, mi accoppo 9 di queste, porco Giuda. Mosquito Fish 200. Non costa un cazzo sto coso. Pa-pa-pa-pa-pa-pa. Dov'è il mercante? Sta in montagna. Ok. Raggiungiamolo. Ho bisogno di vendergli il mosquito fish e di prendere un po' di semi, perché qua devo ripristinare un po' le mie coltivazioni. Tu sei veramente inutile per il momento, non servi a niente, proprio a niente niente. Eccolo qua. Allora, innanzitutto ti vendo il mosquito fish. Vediamo se le fragole a te posso venderle un po' di più. No, vabbè, queste me le tengo. Vai e prendiamo. Ah sì, dai, prendiamo tutta cipolle, dai. Così non ci stiamo a preoccupare troppo. 40 cipolle. Tutto il campo a cipolle mi faccio. Vaffanculo. E poi pepero. Grapefruit sprout. Primavera. Ma sì, dai. Un albero di pesche. Ma sì, tanto qua pescando i soldi sapete come ce li rifacciamo subito, dai. Però almeno proviamo a mettere un po' di uva e di pesche. Madonna, madonna quanto sono emozionato, ragazzi. Questa è una parte estremamente vitale del gameplay. E io so che siete emozionati anche voi, non state più nella pelle, perché sicuramente non vedete l'ora di veder nascere un bell'albero di pesche qui. Allora, dobbiamo scegliere un posto adatto per piantare questa roba, perché allora secondo me a destra della casa qui, uno, lo spazio è sufficiente, due, non siamo troppo lontani dal pozzo. L'ho piantato, ragazzi, l'ho piantato. Ok. E adesso qua andiamo a mettere. Sì. Ok, queste è uva. Giusto? Grapefruit è uva. Dovrebbe essere. Oh, sono contento.
ho ampliato la mia collezione di vegetali. E qua seminiamo tutta cipolla proprio senza pietà. C'è di buono in inverno che è vero che le condizioni climatiche non sono proprio il massimo, però piove più spesso. Quindi c'è da annaffiare meno, per fortuna. Ok. Allora, ragazzi, il mio campo è totalmente rinnovato con tutta questa bella roba. Io direi che possiamo tranquillamente interrompere qui il nostro gameplay. Ci possiamo vedere al prossimo. Spero che vi siate, non dico divertiti perché è impossibile, praticamente impossibile divertirsi guardando qualcuno che gioca a questo gioco, ma quantomeno vi siate rilassati, magari facendo altro, perché guardare questo gameplay è chiaramente una tortura, con queste musiche ripetitive, questi suoni ripetitivi, questo gameplay ripetitivo, questi dialoghi insulsi, questa brutta grafica, questa impostazione davvero molto banale. Insomma, spero che vi siate quantomeno rilassati e che io vi abbia tenuto compagnia. Ci vediamo alla prossima, ragazzi, e un abbraccio dal vostro agricoltore di quartiere.